francese. Ma aspettate! Perché siete benvenuti anche nella mia disgustosissima cucina on the road! Una versione francese, una versione da chef stellato. Infatti, se non lo sapete, sono qui in Francia per qualche giorno, qualche settimana. Non so quanto il mio conto in banco mi permetterà di rimanere qui. E in questo chalet meraviglioso sono qui con i miei amici Paul e Debbie. E mi sono detto, ma perché non sfruttare l'occasione? E sfruttare soprattutto anche questa meravigliosissima cucina per creare un vero pasto luculliano. Una cena da gourmet. E quindi ho googlato, ho cercato online e ho trovato un sacco di ricette interessanti e ho deciso di prepararle qua per il voltastomaco di tutti quanti voi e sarà super 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 divertente. Abbiamo due ricette, una primo flash, una porcheria, ma raga è talmente allucinante che mi sono detto io devo farla. Ma andiamo con grazie, perché questa scena delle scale mi ha fatto venire un po' di ansietta e quindi ho bisogno del mio drink speciale fino all'ultima goccia e questo mi permetterà di tirare avanti per altre 2-3 ore. Ma partiamo dall'inizio, precisando che questo non è un tutorial, ma è una cosa da psicopatici. La prima ricetta che faremo si chiama pasta alla Gianmarco in spiedino. Vi serviranno delle penne, del parmigiano reggiano già grattugiato perché noi non ci grattugiamo niente, degli spiedini, del basilico, dell'aglio, credo, non lo so, non sono così sicuro. E poi prendiamo la pentola e la riempiamo d'acqua. Ragazzi, sono un po' emozionato perché questa sera io servirò una cena a tutti quanti e Dio solo sa se sopravviveranno. Accendiamo questo fornello. Ok. Gesù, dammi la forza. Mentre aspettiamo che l'acqua bollisca, vogliamo anche procedere già al secondo piatto perché siamo multitasking e prepareremo quel piatto che io ho imparato nei miei lunghissimi viaggi in Nicaragua, chiamato le Sasson à l'usan fornel. Detto anche cestino di carne con un po' di formaggio dentro. Ci servirà della pasta sfoglia già preconfezionata, non abbiamo tutto questo tempo, della carne di topo, della mozzarella. E poi non me lo ricordo, però questo qua non essere il punto. Facciamo un po' da parte tutte queste situazioni e prendiamo nel frattempo la nostra pasta da forno. Questa è la nostra pastella. Wow, che bella pastella. Cos'è sto rumore? La nostra acqua già bolle. Quante ne buttiamo? A me non interessa, fate così. Un po' ad occhio, tiè. Ciao. Ma sì, crepi l'avarizia. 7-8 minuti dentro la nostra cuona. Noi continuiamo poi con questa situazione di pasta per fare il nostro secondo piatto. Prendiamo la carne, mettiamo un po' di aglio in polvere, così un po' un cinquinin. Poi prendiamo del sale, perché questa carne è salata. Mettiamo un po' di olio, così, lallallero lallallà, e poi giusto giusto un po' di acqua. Non so perché. Perché sembra così sbagliato adesso nel video, sembrava così intelligente la situazione. E gli diamo una mescolatina. Forse voglio diventare vegetariano io. Manca il pepe. Non so quanto pepe serva, però fate un po' voi. Dopo aver mescolato la nostra carnona con grande maestria, prendiamo un coltellone e dividiamo la nostra pasta sfogliata per farla diventare un quadrato. Quindi tagliamo tutte quante le parti rotonde e dobbiamo fare degli altri quadrati. Uno e due. Prendete uno di questi e fate proprio delle pallotte così. Le mettete qua. Wow, secondo me verrà da Dio, raga. Guardate, io ho già in mente delle meraviglie che verranno fuori. Prendiamo della mozzarella e la svuotiamo così. Che fatica essere chef, veramente. La taglio a cubotti abbastanza grandi. Quando dico grandi intendo una cosa del genere. E la metto qua al centro, così. Ovviamente ne metteremo uno per pezzettino. Lero, la la la. E adesso arriva la parte un po' più difficile, perché dovremo prendere la nostra pastellona e in qualche maniera richiudere la situazione che abbiamo creato da volta stop. Perché non si chiude? Si attacca ovunque, come se fosse colla. No. Ok, questo è il risultato che dovresti ottenere. Chiuditi, no, ma perché crolla tutto? Vabbè, dai, poteva essere peggio, no? Basta che fate così, tipo un cestino. Ecco, sì, un cestino. Mi sto autoconvincendo che abbia tutto quanto un senso, quando in realtà di senso non c'è più niente qua. Ok, ora che sono pronte. Ah, la pasta! Ah, la pasta, signore beato! No, no, no! La rovesciamo qua nello scolapastoide.
frattempo ci facciamo anche i fumi. E dopo averla rovesciata qua dentro, la passiamo sotto l'acqua fredda. In questa maniera si raffredderà. E la mettiamo da parte. Ora la cosa più importante in realtà è sta roba da volta a stomaco, perché la dobbiamo mettere in una teglia e andranno in forno per ben 20 minuti, o meglio, fino a quando non saranno cotti. Quindi le sposto senza tanti indugi. Così. E vabbè, mettiamoli in forno. Non canterei più così tanto tra 20 minuti, cara. La mettiamo a 180 gradi, credo, per 20 minuti. E ora arriva la nostra amica pastellona. Lei è la pasta di pomodoro ed è la protagonista del piatto featuring pasta, che si è ormai raffreddata ed è pronta per essere letteralmente stuprata. Dobbiamo prendere degli stuzzicadenti, prendere la nostra pasta e dobbiamo metterci qua meticolosamente a infilzare e fare degli spiedini. Sarà un processo lungo e noioso. Ok, e dopo 8 ore direi che questa è l'ultima. Ne ho abbastanza, 4 se li fanno bastare, addios per sempre. Abbiamo ora la nostra teglia meravigliosa con i nostri spiedini, che vi dirò sono anche mezzi belli, sono pure mezzi carini. E prendiamo la passata di pomodoro, che senza tanti indugi verseremo così, piano pianino, perché ci vuole giusto una spruzzatina di pomodorino. È la pasta, secondo me, per chi non ha rispetto per la pasta. E arriva il momento dei condiment. Sempre una spruzzatina di polvere d'aglio, proprio trullalero trullalà. Poi un po' di basilico e basta, un po' così. Per finire un po' di parmigiano reggiano. E qua io non amo il parmigiano reggiano, ma so che i miei amici lo amano, quindi abbonderò, anche perché non ho assolutamente intenzione di mangiare questa roba. Ora lo sapete, lalalero lalala. È fatto, raga! Sottami la forza, ti prego, mandala buona! Che è? Allora, raga, è arrivato il momento di dirvi la verità. Signori, ho cucinato qualcosa per voi e sono felice che vi siate seduti a questa tavola. Anche noi. Non saranno felici i medici che vi avranno in cura. Sarà felicissimo però il mio avvocato, visto che ormai avete firmato la clausola che io non rispondo per nessuna ragione al mondo. No, certo. Siete consapevoli? No, no, certo. Siamo consapevoli, sì. Gian, però boh, l'odorino allora, che sento in giro è invitante. L'odore è buono. È un qualcosa di dolce. No, a me sa di uovo, prosciutto, tipo una torta salata, qualcosa del genere. Oh, anche un po' di bruciata. Allora, questi sono gli spiedini bacones di pasta. Sono stati cucinati in una doppia cottura. Vengono serviti come finger food. Quindi dovete prelevare ogni stecchetto e consumare. Vai. Una domanda: sono gusti diversi? No. Ah, perché hanno tutti i colori diversi. Servitevi pure, non vedo l'ora di sapere cosa ne penserete. Vai, allora vediamo. Ma questi sono duri come il marmo. Cucina, guardate la situazione. Guardate. Non voglio il formaggio. No, no. Io aspetto di vedere voi che le assaggiate prima. Io provo, Ma poi ci facciamo saltare i ponti del 96 che ci ha messo in bocca. Vedi, raga. Li perdiamo. Miseria. Sono lucidi. No, raga, non mangiate le tossiche, sta roba, secondo me. Ma senti il rumore che fa? È non cruda. So se mi sto rimangiando no, i denti. Mi sto rimangiando i denti, raga. Ma dai, non è così cattivo alla no. fine. Più vai verso la metà e più la pasta è cotta. Ma cosa hai usato, cannella? Non lo so. Come non lo so? A un certo punto era scritto tutto in francese, non capivo niente, cosa potevo farci? Sa di coccolino. No, non sono sicuro di aver sciacquato bene la teglia, allora a sto punto sa di sapone, veramente. Coccolino. Che coccolino? Ma cosa è coccolino? Coccolino non è la morbidente. Ma guarda, coccolino è tentato omicidio, ragazzi. Io adesso ho paura veramente, però. Sto facendo onore alla tua cucina. Ma sei pazzo? Tu stasera non vai a dormire. Non è male, devi solo masticare bene, perché se mangi giù senza masticare. Non hai messo neanche l'acqua in tavola! Ti dirò voto, gli darei un 6,5. Madonna, guarda, non l'ho pagato, raga, per dire sta. No, 6,5, infatti guardate, ce l'ho finita, non sono stato obbligato, davvero. Sì, ma tu ti mangi anche la merda solito. No, vabbè, io mangio testa. Tutto. Mamma ci mia. Sta. Raga. Aperli. Sì, allora. Ci hai capito?
Hai preso i piccocci di legno che abbiamo preso oggi? No. Sono un po' croccante! Ha solo sbagliato un po' la cottura della pasta prima. No, secondo me era troppo caldo il forno. O troppo caldo il forno. Ma sì, avrà sparato le ventole tante. Però l'idea non è male, l'idea non è male. Già solo che mi hai cucinato un piatto, io sei adoro. Orgogliosa. Sì, esatto, adoro. Bene. Ti do un 6 per l'idea, perché comunque sì. È carina l'idea, carina. Mi piace. Rivediamo le cotture. Sì, rivediamo un attimo le cotture. Attenzione, perché adesso secondo me mi sono tagliata, però molto attenzione, perché adesso il vostro voto finale dovrà andare a il secondo piatto. Non posso solo chiederti un po' di acqua. Oh, che male! Già sta mangiando il mio. Ma tu hai il problema. Mi hai detto che apprezzo, eh. Vabbè, allora spero che apprezzerai anche sta roba qua, perché io non so nemmeno come presentarvela, raga. Non so nemmeno con che... Facci il nome del piatto come fanno a Masterchef. Esatto. Allora, presentalo. Allora, questo piatto si chiama... Carta. Le flambeau. Vai. E sono dei... Ma è esploso. Potresti... qualcosa. Vabbè, sono degli involtini, ma sono dei taratomi ormai, ripieni di carne e... carta. Ma cos'è? Scusa, cos'è questa cosa marrone? Che carta. E che sopra, sono sempre duri come il marmo sotto. Allora, bellissimi. L'odore è buono. No, aspettatemi. Ma l'odore è buono. Ho capito, ma porta pazienza. Raga, sembra quasi figo. La pasta sfoglia sotto e brodaglia per conigli. Sì. Vado a assaggiare il cappello. Toccavo di male. Sei io. No. Devi per favore no. Per favore no. Perché sennò no. Raga, no. Non so di carne. No, sai cosa mi sta ricordando? Le scatolette che do al gatto. No, questa è cattiva! Questa è cattiva! Ma poi che cos'è? Ma che carne è, scusa? Che carne è? Dopo? Non lo so, era scritto in francese. Scusa, è questa roba qua marrone sotto? Cioè, che cos'è? È carta! Comunque non riesco a capire perché sta tutto quanto di cannella. Ma è vero sta di cannella, raga? Vabbè, sentite, mi sono impegnato, è venuto a fare così, cosa vi devo dire? Io ho i sudori lungo la schiena. Sì, sì. Sto sudando. Anch'io. E continuo a mangiare tutto. Ma sai, non cos'è, so perché la cosa più intensa? C'è una forza l'ho fatto per te, però, guarda. Che schifo! Non sono stato obbligato. Minchia, allora, questo voto darei anche un 7. Ma tu hai dei problemi? Perché? No, guarda. 7. Non guardare il design. Queste coppette, vabbè. Tutte. No, però di per sé. Le frambulle, cos'è che lo di per sé non è male come gusto. Qua... No, è terribile. Vabbè, non dirglielo mai per me. No, lo so, Debbie, però. Grazie. Tralasciando il capello, no, io gli do un 4 a questo perché la carne fa veramente. Davvero? Pensavo peggio ancora. Un 4 già, secondo me. Ma perché comunque c'è dell'impegno. Questo è innegabile. Guarda. Tutta cruda sta pasta sfoglia, cioè tolto il primo strato sotto è tutta papoccia, guarda un po', dimmi se non ti sembra una torta di mele, è un apple pie sta roba. Mi fanno male gli addominali. Con della carne masticata. No, è meglio la carne. Lì. Questo qua per me c'è, cioè, NC, come si stava a scuola quando volevano proprio farti ripetere l'anno. Però apprezzo l'impegno perché sicuramente sì. Questa consistenza, passerei questa ricetta dei carpentieri sì. O dei muratori perché potrebbero anche usarla come malta sì. Di nuovo per... guarda un po' ragazzi. Questo disco ovoidale. E questo è tutto ragazzi, fatemi sapere con un pollice su se volete altri video del genere dove intossico i miei amici. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, esce un nuovo video ogni martedì 15, ogni sabato alle 10:30, intanto giovedì, ma questo non lo sa mai nessuno. Io vi mando un bacione grande grande e al prossimo video. Ciao! Ciao!